Io è una grande occasione per la città, non soltanto per rendere più competitiva una delle squadre della capitale, e quindi avere un impianto un po' come ce ne sono nelle grandi città europee di tutto il mondo, ma è una grande occasione per la città, perché ovviamente sarà un volano per l'economia cittadina, saranno lavori che dureranno alcuni anni e metteranno in moto centinaia di milioni di euro tra lavorazioni dirette e lavorazioni indirette, quindi è una grande opportunità e sono contento che si sia trovato un punto di equilibrio tra l'interesse pubblico, l'interesse della città, l'interesse più prevalente calcistico, sportivo della squadra a realizzare il proprio impianto. Bene, passiamo invece perché ti abbiamo contattato, insomma, per sapere un po' la tua idea che su questo caso Benatia tra virgolette e sul mercato della Roma in generale. Che idea ti sei fatto di questa telenovela estiva tira e molla, vado via, e adesso la rottura definitiva con la società da parte di questo giocatore? Ma io intanto voglio fare un plauso a Sabatini, ha fatto una campagna acquisti straordinaria e in linea anche con le strategie degli ultimi anni, cioè la squadra si rinforza anche cedendo qualche giocatore che nel frattempo si è affermato e si è valorizzato. Benatia l'ha acquistato l'anno scorso per poco più di 10 milioni di euro, se riescono a venderlo alle cifre che vengono riportate, secondo me la Roma fa molto bene. Tra l'altro in quel reparto si è rinforzata ulteriormente con l'acquisto di Astori, poi leggo che c'è l'interesse anche per altri centrali molto quotati a livello europeo. Penso che il giocatore abbia creato le condizioni per essere ceduto, ovviamente, perché dopo soltanto pochi mesi, dopo essersi messo sotto contratto con la Roma, ha chiesto un adeguamento corposo del proprio contratto, e quindi ovviamente la squadra, la società ha pensato bene di considerarlo cedibile. Vedremo se alla fine sarà proprio così o se invece ci sarà all'ultimo secondo ripensamento. Credo che Benatia è un grandissimo centrale, un grandissimo punto di forza della squadra, ma considererei per la rosa di cui dispone la Roma molto più grave la cessione di Destro. Destro in prospettiva secondo me è molto più necessario di Benatia. Vediamo, perché potrebbe pure che rimangano tutti e due, ovviamente forse fanno il tipo per questo. Senti, ma tanto ti do la notizia che è arrivata l'offerta del Milan rifiutata da Sabatini per Destro. Ecco, tu ci facevi un po' il paragone tra Destro e Benatia. Ovviamente Destro è un giocatore di molta prospettiva, giovane, che ha fatto gol nel campionato italiano. Dall'altra parte incontriamo un difensore che giustamente tu dici molto forte, che però non ha mai fatto una partita di Champions, non ha mai fatto un campionato mondiale, e che chiede delle cifre astronomiche per rimanere e che vuole andare via. Ecco, tra i due, tu, da quello che ho capito, già hai fatto una scelta, cioè quella dell'attaccante di Destro. Ma se dovesse rimanere Benatia, per tanti fattori, magari anche perché non danno quello che la Roma chiede, secondo te può essere un pericolo, un problema per lo spogliatoio? No, guarda, secondo me quest'anno la Roma ha una squadra fortissima, e quindi le vittorie, le grandi prestazioni sul campo puliscono tutte queste scorie estive, quindi non appena si fischierà il calcio d'avvio del campionato, queste polemiche non deriveranno più nessuno. Se Benatia rimane, la Roma sarà ancora più forte. Se Benatia va via, i tifosi lo capiranno, perché sarà ovviamente un sacrificio necessario per tenere in equilibrio una squadra che appunto sta sempre di più rinforzandosi e sempre di più proiettata sul futuro. Abbiamo parlato prima dello stadio. Cos'è lo stadio se non la scommessa su se stessi per i prossimi anni? Quindi è un grande progetto. Benatia, se rimane, ovviamente farà il bene della Roma. Io sono d'accordo sul fatto che Benatia, non avendo esperienza in ambito internazionale, sia meno importante di altri giocatori. Benatia è fortissimo, quindi qualche anno fa avrei detto, con la stizza del tifoso, siccome Benatia può andare via, perché come si dice a Roma, una pippa. E invece no, Benatia è fortissimo,
e se va via, va via per andare in un grande club. Certo. Non va via per andare a giocare con Latina, con tutto il rispetto, quindi bisogna capire come va il calcio. Se la Roma trova un'offerta che come si dice in gergo ci fa ridere, fa bene accetterlo, altrimenti mi va bene a piano. Senti, l'ultima domanda che ti faccio è questa: assodato che comunque la Roma lotterà per la sua rosa e per la qualità del gioco messa in campo l'anno scorso per il titolo insieme alla Juventus, in Europa tu da tifoso romanista che ti aspetti? Cioè, per te quale sarebbe qual è l'obiettivo? Il turno preliminare. Passare il turno preliminare. Quindi credo che quella già sarebbe il primo girone, superare quella fase sarebbe già un grande risultato. La Champions è una grande occasione, ma anche una competizione che ha bisogno di tempo e di programmazione. Non è l'anno per me, per la Roma, per vincere la Champions. Forse il traguardo più alla nostra portata è il campionato, però fare un po' di mesi Champions farebbe bene al morale e aiuterebbe anche per la costruzione di un'esperienza per i prossimi anni. Va bene, Max, io ti ringrazio di essere stato ospite. Grazie a voi. A Club the Football. Ti auguriamo continuo di buone vacanze nella Playa del Sol, da dove stai, che non diciamo ovviamente dov'è. E niente, ci risentiamo. Grazie a tutti voi. Prossimamente. Ci sentiamo inizio campionato. Va bene. Grazie, Max. Ciao, buona serata. Salve a tutti. Salve. Allora, ringraziamo Massiano Valeriani, insomma, di essere stato ospite con noi. Insomma, non aveva molto tempo, però insomma, ecco, ci ha spiegato tanto questa cosa dello stadio, però adesso la affrontiamo col consigliere Palumbo, che è diretto interessato, e poi insomma, ecco, ci ha dato un po' di spunti dal suo punto di vista, che lui, anche se dopo tutta questa tiritera fatta da Benatia, se Benatia rimane è contento, insomma. Non è un ortodosso di quelli che dicono ci ha tradito, mandiamolo via. Ecco, questo era un po' il termine. Allora, vediamo un po' di trovare invece qualche nuova notizia prima di andare nel prossimo collegamento telefonico. Eccola, ti pareva che non la beccavamo. Calciomercato.com ci dice che spunta anche il nome di Podolski per l'attacco della Juventus. La fonte è gianlucadimarzio.it. Vabbè, saremo a vedere se sarà vero, ma su questo poi aspettiamo il momento quando Federico il Pampasozio interverrà e ci racconterà per filo e per segno tutti i movimenti odierni del mercato, e quindi staremo un po' a vedere. Va bene, andiamo nella pausa musicale. Io vi ricordo, per chi può, questa sera, oltre a vedere, per chi può, chi ha Sky, ovviamente Bayern Monaco, Bayern Monaco Wolfsburg, e poi per chi la rete dà tante possibilità, o insomma per chi ha, non so se la dà Mediaset Premium, questo non, sinceramente non mi sono informato, io la guardo ovviamente su la televisione spagnola, Atletico Madrid, Real Madrid, ore 20:30, la 7, la 7 dalla ritorno di cosa. Va bene, io me la vedrò sulla 1, cioè sulla televisione spagnola. Va bene, andiamo nella pausa e rientriamo subito dopo. Nossa. Delícia. Ai, ai, se eu te pego, hein? Vamos comigo, turma. Sábado na balada, a galera começou a dançar. Sua menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vem?
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Ah, se eu te pego, viu? Um sábado, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Quero ver a galera comigo, vai. Nossa, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu, delícia? Oh! Nossa, ai, se eu te pego. Allora, eccoci di nuovo rientrati in diretta in attesa del collegamento con il consigliere comunale Marco Palumbo per parlare più che altro di questa notizia fresca dell'accordo tra il sindaco Marino e il presidente della S Roma Pallotta a New York per la costruzione dello stadio della Roma. Abbiamo in collegamento Federico il Pampa Sozio. Federico, buonasera.
Buonasera Maxi, un piacere, buonasera a tutti gli ascoltatori della radio. Allora, io ti